Eccoci, pronti per il fatto di Marcotti, format esclusivo di Le Fonti TV ogni settimana con Giancarlo Marcotti, fondatore di Finanza in Chiaro, che vado subito a salutare. Giancarlo, ben trovato. Buongiorno a te e Emanuela. Oggi io inizio sempre con buongiorno a te, Emanuela, a tutti gli ascoltatori, ma devo salutare anche Valentina, che so che è in studio e mi fa particolarmente piacere ci sia Sì, anche lei. Giancarlo, ciao, buon pomeriggio a te, grazie mille. Posso fare una battuta, Giancarlo? Posso, tanto voglio dire, Devi. simpaticamente, non l'ho portato Valentina in studio per avere una spalla su cui appoggiarmi, visto quello che è successo nelle ultime puntate con te. Valentina Buzzi, che è una grande professionista, giornalista ormai da tempo alle Fonti TV, comincerà a subentrare un po' di più nelle nostre dirette e quindi semplicemente queste giornate un po' estive condurremo insieme. Così ho fatto una battuta perché, ripeto, non ho bisogno, cioè non l'ho portata No, mi per hai quello. portato per istigare invece verso una Esatto. nuova puntata, un nuovo confronto, sempre con Giancarlo protagonista. Ecco, questo magari sì. Esattamente. No, questo per dire che la settimana scorsa io ringrazio ancora Giancarlo Marcotti perché comunque attraverso un contraddittorio molto interessante che abbiamo così messo in onda con il virologo Fabrizio Pregliasco, abbiamo potuto parlare del tema vaccini con due visioni diverse. Quella di Giancarlo Marcotti più sul fronte economico, quella naturalmente del virologo Pregliasco più da un punto di vista medico, però è stato un confronto interessante a cui ne seguiranno altri. Vero Giancarlo, è stato interessante, al di là Assolutamente. poi delle differenze di vedute, insomma. Ah, ma le differenze di vedute ci mancherebbe altro, non fanno altro che migliorare l'informazione, ci mancherebbe. Io sono rimasto comunque stupito da questo numero di visualizzazioni di quel video che è stato veramente incredibile, non, Eh sì. straordinario, un numero. Io penso adesso, mi sembra che stamattina volevo appunto guardare per avere un'indicazione, mi sembra che sia arrivato a 160.000 visualizzazioni, una Sì, cosa. ma più che altro anche con tanti commenti di persone che hanno detto la loro, insomma, perché è un tema caldo. E guarda un po' che tema abbiamo scelto per oggi per affrontare con te un'altra questione decisamente calda, però l'affrontiamo da un punto di vista economico, perché poi magari organizzeremo un altro incontro. Non mi piace chiamarlo contraddittorio, perché poi sì, è un contraddittorio di fatto perché ci sono delle visioni diverse, ma mi piace chiamarlo sempre confronto. Chiedo alla regia di mettere la seconda, eccolo qua, il secondo titolo. Parliamo naturalmente di Green Pass, però insomma, cerchiamo di capire che cosa potrebbe significare per l'economia, Giancarlo, perché è fondamentale capire che delle cose cambieranno e quindi anche le attività e i vari gestori di attività in questo momento stanno dicendo la loro perché sono un po' preoccupati da quello che potrebbe portare. Intanto ricordiamo che a partire dal 6 agosto sarà obbligatorio avere il Green Pass per accedere a numerose attività e luoghi. Restano ancora molte questioni da risolvere e diciamo che questo provvedimento ha lasciato un po' di nodi irrisolti che riguarda alcuni luoghi, alcune categorie, alcune attività sulle quali ci sarà un confronto a livello governativo nei prossimi giorni. Per esempio, si dovrà decidere sui trasporti pubblici che cosa fare, se bisognerà esibire questo Green Pass, insomma. Vabbè, ti chiedo subito, ne abbiamo già parlato anche in altre puntate, cosa pensi del Green Pass, che peraltro non è solo di decisione italiana, ma insomma a livello europeo, ripeto, ne abbiamo parlato fin da quando ancora si ipotizzava l'esistenza di un certificato verde. Giancarlo, cosa ne pensi? Beh, cosa ne penso è abbastanza noto, io sono assolutamente contrario al Green Pass, è una forma di costrizione nei confronti di persone che in maniera del tutto lecita non vogliono iniettarsi un siero che non può considerarsi tuttora vaccino perché appunto non ha finito tutta la sperimentazione e quindi sembra proprio che sia una discriminazione nei confronti di un certo numero di persone, quindi io sono contrario, assolutamente contrario al Green Pass per qualsiasi cosa, a maggior ragione, se poi dovessero esserci anche i trasporti pubblici, perché in quel caso, veramente la discriminazione raggiungerebbe il punto massimo, nel senso che, se io come sembra già quasi ufficiale per la fine del mese di agosto,
saranno vietati, cioè non potranno più usufruire di treni, navi e aerei coloro che non hanno il Green Pass, sarebbe una cosa veramente molto grave. Però ecco, diciamo che in alternativa bisognerà effettuare il tampone. Questo non, vabbè, la vedi, però, non la vedi come un'alternativa, come dire, lecita per chi, come hai detto tu, non vuole vaccinarsi e quindi chi non ha il Green Pass? Allora, no, perché il tampone oltretutto ha un costo e poi ha una durata brevissima il tampone, 48 ore. Sì. Quindi non è la soluzione. Se il tampone durasse, che ne so, 3 mesi anziché 6 mesi, potrei al limite, insomma, valutarlo, perché appunto non è come un vaccino, ma durando solo 48 ore e poi avendo un costo, diventa qualche cosa, insomma, di non accettabile. Sì, anche su questo si è parlato di sconti ancora, però è tutto un po' nebuloso, non si... No, su questo io sono d'accordo, se cioè, dovrebbero, come dire, in qualche modo incentivare, no? E dire, vabbè, fai il tampone, però quantomeno dovrebbe essere gratuito. In certi paesi, peraltro, si sta discutendo proprio di questo, per dare la possibilità. Però effettivamente poi anche la durata, 48 ore, vuol dire che ogni 2 giorni bisogna, esatto, fare il tampone. Bisogna sottoporsi. Manuela, intervengo. Certo. Perché proprio tu hai detto, cerchiamo di affrontare anche la questione dal punto di vista economico. Io a questo proposito volevo parlare della proposta, insomma, di Confindustria, dell'introduzione del Green Pass all'interno delle aziende, Green Pass obbligatorio, appellandosi, diciamo, a alcuni obblighi del codice civile secondo cui il datore di lavoro dovrebbe mettere in sicurezza la propria azienda e chi ci lavora. Giancarlo, immagino che tu questo passo, questa mossa, la interpreteresti come un'ulteriore privazione della libertà, o mi sbaglio? Ah, come minimo, cioè un'uscita peggiore Confindustria non poteva farla. E io ero pure stato, guardate le cose, che quando era stato eletto il nuovo presidente di Confindustria, ho detto, oh, finalmente una persona, mamma mia, peggio di così non si può. Cioè, un'uscita del genere da parte di Confindustria, da un lato non me l'aspettavo, o meglio, non è che aspettassi chissà che cosa da Confindustria, però una bassezza del genere assolutamente no. Cioè, qua finiamo, questa è veramente qualche cosa che mi ricorda gli anni 30 in Italia e in Germania. Cioè, ma come lo identifichi? Cioè, non so come, che parola utilizzare, cioè il fatto che Confindustria, parliamo quindi di chi rappresenta le imprese, abbia deciso di manifestare questa presa di posizione. Cioè, è forte, lo so, ma no, infatti, il fatto che abbiano deciso proprio loro di esternare questa considerazione. Ma infatti è quello che mi chiedo anch'io. Cioè, io direi una cosa del genere solo se avessi davvero una pistola puntata alla tempia, no? Mi dicono, guarda, o dici questa cosa o premo il grilletto, vabbè, forse in quel io momento... Io credo che l'abbia fatto, non credo che sia andata così. No, appunto, certo. Appunto. E cioè, è una cosa di una gravità tale che si fa fatica a capire cosa, come mai. Però c'è un'altra cosa, lasciatemelo dire velocissimo, no? Magari dopo ne parliamo. Sapete che ieri in tutta Italia ci sono state manifestazioni, certo, contro il Green Pass. Ecco, anche su giornali che solitamente dovrebbero essere così moderati, cioè, prendiamo il Corriere della Sera, se uno legge quello che ha scritto Panebianco, resta allibito. Cioè, quello che ha detto contro chi manifestava, che insomma se sono state manifestazioni in tutta Italia, quindi faccio veramente fatica anch'io a capire perché chi è a favore del Green Pass, della roba, perché abbia questa violenza nei confronti invece delle persone per bene che invece manifestano senza alcuna violenza, senza neanche, cioè quasi in silenzio, voglio dire. È una cosa che non riesco a spiegarmi. No, certo, beh, poi comunque la manifestazione è sempre
importante, quindi da questo punto di vista, da questo punto di vista è giusto dire la propria opinione. Sai che io, cosa che è successa anche per i nostri confronti in studio, non sono d'accordo quando si usano termini eccessivamente violenti, perché poi di fatto purtroppo, ma questo avviene per loro non solo per il discorso Green Pass, vaccini, quando si tende a manifestare o a esprimere la propria opinione su temi sensibili si esagerano e diciamo che forse anche poi è per quello che ci sono polemiche. Intanto sto leggendo Bonomi, in realtà tornando ancora sul discorso di Confindustria, lui associa molto, dice che il Green Pass sarebbe conveniente per tutti a livello economico, così almeno lancio la palla ancora a te, Giancarlo, proprio da un punto di vista più di numeri e di quello che potrebbe succedere a livello economico nei prossimi mesi, perché dice stiamo assistendo a una graduale crescita, attenzione a non vanificare tutto quello che si sta ottenendo in questo momento. Quindi con il Green Pass, lo so che adesso so tu cosa mi risponderai, ma ti dico cosa ha specificato. Dice: io non ho mai parlato di obbligatorietà di nulla, men che meno di vaccino. Il governo sta ascoltando un po' le opinioni di tutti e mi sento di dire che il Green Pass potrebbe essere utile proprio per le imprese affinché questi numeri di ripresa non vengano poi fatti evaporare subito. Allora, qui Manuela c'è la solita questione, non ho parlato di obbligatorietà del vaccino, anche il governo praticamente non ha mai parlato di obbligatorietà del vaccino, perché chiaramente se parlasse di obbligatorietà del vaccino sarebbe immediatamente incostituzionale la cosa e quindi si chiuderebbe tutto, no? Però prima i medici, poi i professori, poi quelli, adesso di fatto l'obbligatorietà anche tutti quelli che lavorano nella ristorazione, perché se bisogna avere il Green Pass per andare a prendere un caffè, a maggior ragione chi ti serve un caffè deve essere vaccinato, quindi di fatto c'è un obbligo per tutti coloro che lavorano nella ristorazione. Chiaramente poi ci sono il Confindustria che dice quello, manca solo che mettano il Green Pass per andare anche a fare la spesa in qualsiasi negozio di alimentari e chiaramente se mettono il Green Pass su tutto, no, non ti metto l'obbligo, ma ti faccio morire di fame perché non puoi neanche andare a comprare le cose da mangiare, spiegatemi che differenza c'è tra l'obbligatorietà e queste cose. Cioè, anzi, questo è peggio perché ti sta dicendo no, ma io non ti sto obbligando e invece di fatto ti sta obbligando. Quindi è ancora peggio, cioè è meglio uno che perlomeno ha il coraggio di dirti in faccia ti sto obbligando piuttosto che uno che ti prende in giro in quella maniera. Beh, Quindi questo è il... Draghi, cosa ne pensi di quello che ha detto Draghi? Che poi dopo le parole di Draghi c'è l'invito a non vaccinarsi, è un invito a morire, molto forte, cioè bisogna ammetterlo, però bisogna anche dire che probabilmente ha sortito l'effetto che voleva Draghi, cioè c'è stato questo boom di prenotazioni per le Vabbè. vaccinazioni. Guarda, io questo boom di prenotazioni li voglio vedere perché No, non quei lo so, dati non ce lì, li ho neanche io, però è quanto ci dicono, quindi non so, insomma. appunto, quando ci dicono come la storia di Macron dice la roba un milione di boom, poi dopo vedi milioni di persone in strada a Parigi contro. Quindi la questione della disinformazione mediatica è una cosa che ha raggiunto livelli incredibili. Quindi cercano di farci, ci raccontano di tutto, poi voglio vedere se c'è stato questo boom ma in ogni caso, cioè una persona che dice che chi non si vaccina muore è chiaramente una persona che ha qualche problema. Infatti io anche vedendolo, guardando bene ultimamente Draghi, non mi sembra che sia tranquillo, cioè una persona che in questo momento probabilmente ha capito di aver preso un incarico che forse andava oltre le sue possibilità, probabilmente come nelle cose di banca era più abituato, mentre meno abituato ovviamente alla politica. E forse gli escono degli strafalcioni che avesse detto qualsiasi altra persona sarebbe stato crocifisso. Oramai Draghi può dire qualsiasi sciocchezza che nessuno ne parla male, però dire che chi non si vaccina muore oppure fa morire gli altri è veramente una cosa.
Beh, ci sono state delle tensioni su questo anche all'interno della maggioranza, in effetti, ma era normale. A proposito di politica, c'è una riflessione molto interessante che stava facendo Sì, Valentina. Giancarlo, mi chiedevo questo, ecco, se appunto il tema del Green Pass, della vaccinazione, rischi poi insomma di far derivare una radicalizzazione politica, cioè ovvero che l'elettorato magari di destra, penso soprattutto all'elettorato della Meloni, passi per no vax, quelli di sinistra invece siano più a favore, c'è il rischio di questa radicalizzazione politica sulla questione? Allora, ma mentre la sinistra si sa che è chiaramente, oramai da sempre, schierata per queste vaccinazioni e per tutto quello che gli va attorno, insomma, ricordiamo gli obblighi che la Lorenzin aveva messo nel governo nel quale lei era ministra della Sanità, e quindi quello si sapeva, secondo me la questione del Green Pass, dei vaccini, insomma della questione Covid, invece è chiaramente uno strumento che può servire a spaccare la Lega, non Fratelli d'Italia, che comunque in questo momento all'interno del Parlamento ha il 3 qualcosa per cento, che è quello che la percentuale che ha preso alle elezioni del 2018, insomma le ultime elezioni. Quindi noi adesso, diciamo, parliamo di Fratelli d'Italia come un partito al 20%, ma è un partito al 20% se vogliamo oggi nei sondaggi, ma in Parlamento ha pochi parlamentari, cioè perché appunto, ripeto, sto andando a memoria, ma non penso che sia andato oltre il 4% alle ultime elezioni. Invece la Lega è proprio spaccata in due, poi bisogna vedere se a metà oppure no. Ma se avevo detto che era in difficoltà Draghi, che mi sembrava una persona abbastanza confusa, in totale confusione è Salvini. Mi fa proprio pena come persona perché non sa più, ogni giorno dice una cosa, poi il giorno dopo il contrario. È veramente, veramente in difficoltà. Lui ha paura che la Lega si spezzi proprio perché ci sono delle persone che sono chiaramente contro il Green Pass. E invece altri che sono a favore, insomma. Quindi, dal punto di vista politico è la Lega che va, però è colpa della Lega non aver preso una posizione, doveva prendere una posizione e cercare di calzare il piede in due scarpe, non funziona, Sì, insomma. beh, nelle ultime ore effettivamente dalla Lega, da Salvini sono arrivate un po' di considerazioni contrastanti anche sul discorso del vaccino, che per mio modesto parere, insomma, non spetterebbe a un politico, ma lui come di altri, dire va sotto i 50 anni si può decidere, poi invece deve diventare tra virgolette obbligatorio, almeno io la vedo così, però insomma poi c'è anche tutto il tema del Green Pass che sta creando un po' di confusione. Senti Giancarlo, ma come battute finali, che mi interessa molto e voglio capirlo con te, cosa potrebbe cambiare per le attività l'utilizzo del Green Pass? Perché al di là del fatto che bisogna mettere in conto che potrà entrare nei luoghi pubblici solo quella parte di persone che avranno appunto il Green Pass o il tampone effettuato, c'è tutto il tema della responsabilità di cui si sta parlando, cioè devono ancora essere messi tutti i puntini sulle i. Però è chiaro che se io ho un'attività, cioè ho un bar, e arriva un cliente, io devo chiedere che mi venga esibito il Green Pass o il tampone effettuato. Nel momento in cui viene esibito il Green Pass, io posso far entrare il cliente, però poi io mi prendo la responsabilità dell'aver detto di sì al cliente. Mi viene in mente, potrebbe essere anche un certificato falso, cioè voglio dire, non è che queste cose sono solo nelle favole, no? Lo sappiamo molto bene come funziona. Ecco, cosa potrebbe cambiare per le imprese, quindi da un punto di vista economico e da un punto di vista proprio anche di responsabilità e quindi di gestione delle attività, perché poi di quello si parla. Ma in effetti è proprio vero, cioè la questione del Green Pass, del quale non se ne parla, cioè se noi andiamo a vederlo così dal punto di vista giuridico è senz'altro una cosa che è molto debole, nel senso che ricorrendo alla magistratura è probabile che si ottengano, insomma, dei risultati perché
insomma, la nostra Costituzione qua a questo punto non è più la questione, cioè diventa una questione di discriminazione, quindi articolo numero 3 della Costituzione, questa è una cosa. Ma detto questo, l'hai detto perfettamente tu, non è ingestibile il Green Pass, cioè diventerà una cosa del quale spero che ci rideremo sopra, perché tu hai detto il barista, insomma, l'esercente deve controllare che il cliente abbia il Green Pass, ma non, neanche questo, perché il cliente, almeno da quanto ne so io, al banco può prendere, può consumare senza avere il Green Pass. Quindi se io entro in un bar, il barista non sa se io consumo al banco oppure mi siedo. Se mi siedo devo avere il Green Pass, se consumo al banco no. Allora, sono al banco, niente. Appena uno si siede, allora devo andare lì e mi fa vedere il Green Pass. Poi, come hai detto tu, uno ti fa vedere adesso, non so, un QR, e come fa l'esercente a capire che quel QR lì si riferisce proprio a quella persona, non gliel'ha consegnato un amico, non lo so. Io ho parlato con una persona, insomma, delle forze dell'ordine, mi diceva che loro sono consci che sarà impossibile, cioè impossibile anche per le forze dell'ordine riuscire a gestire una cosa del genere. Ma infatti, quindi, su questo, per esempio, la Lega, abbiamo citato prima la Lega, il presidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, che è leghista, ha detto appunto non si può mettere sulle spalle del barista o di qualsiasi esercente l'onere di fare il bodyguard, quindi di controllare. E le stesse associazioni di categoria, parlando di questo caos organizzativo in cui si rischia di sprofondare, propongono un'autocertificazione che sollevi i titolari appunto dalle responsabilità. Però insomma, anche lì bisogna sempre fare l'autocertificazione nel momento in cui si accede a un negozio, un bar, insomma. Quindi ecco, diciamo che ci sono ancora un po' troppi nodi aperti effettivamente da sciogliere. Assolutamente, anzi sono impossibili da sciogliere, non difficili, cioè è un qualche cosa che sarà impossibile da vedere applicato in maniera, perché un conto, vabbè, uno che sale su un aereo, no? Prima di salire mi fai vedere, magari ci possono essere degli scanner, delle cose che possono leggere, come adesso appunto c'è lo scanner che legge che tu hai pagato il biglietto per salire, magari c'è lo scanner che riesce a leggere, non so, un conto dico il volo aereo, ma il bar mi sembra proprio una cosa oltre ogni limite. E poi per chiudere, per esempio, in questi giorni stanno proprio, cioè avete visto anche voi interviste a vari imprenditori, per esempio c'era un gestore di una palestra che diceva noi dovremo mettere in conto una persona che controlli tutti gli ingressi, quindi evidentemente, soprattutto nei luoghi dove c'è più affluenza, bisognerà destinare una persona, quindi costi da parte dell'impresa, dell'attività, per monitorare la situazione, se fosse così, se veramente spetterà al gestore. Però per forza, perché se entri tra virgolette in casa mia, nel mio negozio, sono io che devo verificare se hai il Green Pass, no? Non vedo, a meno che non ci sarà questa autocertificazione. Ma certo, e completo solo il discorso dicendo che comunque c'è, come dicevi tu, il rischio che sull'esercente, sul barista, insomma, sul titolare della palestra ricada la responsabilità civile e poi anche penale, perché magari per la furbata dell'individuo poi alla fine paga chi ha l'attività. È una questione, insomma, che va assolutamente, su cui è necessario fare una riflessione. Sì, si rischiano delle belle multe e anche chiusure, certo. Perché se si scoprono delle incongruenze, perché magari non si fanno neanche a poi, non stiamo parlando dei furbetti, ma magari si incappa senza volerlo, in errori, perché l'errore è umano. Ottimo, allora facciamo così, Giancarlo, se sei d'accordo, vediamo adesso come organizzarlo, magari ci torneremo con altre voci, però veramente anche da un punto di vista giuridico capire cosa succede nel caso in cui ci siano delle problematiche che vanno a toccare, no? Dei discorsi di responsabilità, perché questo è interessante per tutti a prescindere poi da quello che verrà deciso, perché ciascuno di noi sarà coinvolto. Sei d'accordo, Giancarlo? Assolutamente, certo. Ma in chiusura, sì, rubo 30 secondi, sì, perché
Ieri ho pubblicato un video perché è uscita la notizia, ma dall'ANSA, quindi insomma notizie ufficiali, no? Che dall'Europa, cioè dalla Commissione europea, c'è questa notizia appunto che da ottobre saranno probabilmente, insomma, anzi sicuramente, introdotti 5 nuove terapie che, riguardanti il Covid. Ora su queste terapie poi sarebbe tutto da vedere, ci mancherebbe altro, non è che voglio dire che saranno ciò che salverà il mondo. Comunque, insomma, è una notizia molto importante perché appunto l'autorizzazione ai vaccini è stata data proprio perché in mancanza di terapie. Ora, se è la Commissione europea stessa a dire che ci saranno 5 terapie e a ottobre di quest'anno, non a ottobre del tra 20 anni, insomma, quindi nel giro di 2 mesi e mezzo avremo queste terapie, è chiaro che tutta la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Quindi, insomma, anche questo aspetto va tenuto in considerazione, cioè gettiamo in piedi un bailame adesso che magari dobbiamo poi dopo tutto cambiare nel mese di ottobre perché ci saranno queste terapie, chissà se efficaci o meno, però insomma autorizzate dall'Unione Europea. Sì, l'ha detto la Commissione Europea, ho introdotto 5 nuove terapie per contrastarlo, ovviamente si stanno ancora verificando, insomma, non è una notizia certa, però potrebbero esserci. Beh, speriamo che magari possano essere anche di più, questo sicuramente. Va bene, Giancarlo Marcotti, grazie per il consueto appuntamento settimanale del Fatto di Marcotti e alla settimana prossima, grazie mille. Grazie a te, Emanuele, e grazie anche a Valentina. Grazie, un saluto, Giancarlo, come al solito. Grazie.